Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con il tuo Spirito. Siamo alla presenza dell'autorità massima civile del paese, il nostro sindaco Franco, e di questi meravigliosi amici e volontari che stanno mostrando come nei momenti difficili tiriamo fuori il meglio di noi stessi. Alcuni davvero stanno dando il meglio di se stessi, ecco, rimboccandosi le maniche e fattivamente facendo qualcosa per la comunità. In modo particolare è molto pregevole questa iniziativa dove loro hanno voluto associare la sanificazione chimica, quella delle strade doverosa, ma con un annuncio di pace. Infatti a nessuno sfugga che ognuno dei trattori ha l'olivo delle nostre campagne, ecco, delle nostre terre, l'olivo simbolo di pace. E oggi è la Domenica delle Palme e quello che loro hanno pensato, è stata una loro meravigliosa intuizione, iniziativa, che noi benediciamo, è stato quello che vogliono portare nelle strade un segno di pace, un augurio di pace, perché i virus non sono soltanto quelli che fanno male al corpo, dobbiamo difenderci anche dai virus della invidia, della cattiveria, dell'individualismo, ognuno pensare ai fatti suoi, della disunione, ecco, della freddezza, della inospitalità. Ecco, questo è virus che ci ammazza ugualmente nello spirito, nella comunità, nella politica, nella socialità e anche nel corpo. Quindi evviva questi amici che hanno pensato a questa bella iniziativa con questo spirito profondamente cristiano. Prima di fare la benedizione delle palme, che poi questo segno di pace che arriva nelle vostre case, diciamo insieme la preghiera della pace, la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sant'Antonio di Padova, Sant'Antonio di Padova, Sant'Antonio di Padova. Grande gratitudine da parte nostra verso il loro operato. Ecco, ci lasciamo con la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo Spirito. Ci benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio, lo Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie. Grazie e buon lavoro. Grazie a te.